Mister, risultato finale, Hermes da Giove 1, Savoia 0, è un sogno? Un sogno non è, perché alla fine in realtà è quello che oggi è accaduto sul campo. Che dire, noi abbiamo affrontato la partita con tanta umiltà, con tanto sacrificio. Abbiamo preparato la partita durante la settimana, ripeto, con tanta umiltà, con tanto sacrificio, cercando di tirare il massimo. Oggi devo fare un applauso ai miei ragazzi che veramente si sono comportati alla grande, hanno avuto un ordine tattico esagerato, hanno avuto tanta corsa, tanto spirito di sacrificio. Non era facile, sappiamo tutti la forza del Savoia e io gli faccio i complimenti, gli auguro veramente di vincere il campionato perché sono veramente una realtà che non meritano sicuramente queste categorie. Però oggi purtroppo ne ho incontrato sulla strada una squadra che ha deciso di vendere cara la pelle, l'ha venduta cara la pelle cercando di tirare il massimo e alla fine ci siamo riusciti. Mister, può ritenersi la partita perfetta del Casa Giove? Ma sì, sicuramente la partita perfetta l'avete vista tutti, abbiamo rischiato poco là dietro, siamo stati bravi a contenerlo perché tenere gente come a Tommaso Manza, come a Balsamo là davanti, lo stesso Toscano là in mezzo, gente esperta come Velotti là dietro, non era facile tenerli, però ripeto, noi ci abbiamo creduto tutta la settimana. Io sono uno che alla fine le partite se le prepara tutte quante e se le gioca tutte, le posso fare 0-0, posso fare 1-0, le posso perdere 7-0 come l'anno scorso a Torre del Greco, però alla fine le facciamo tutte con tanta umiltà e con tanto sacrificio. Ripeto, noi siamo una piccola realtà e cerchiamo di dare il massimo. Oggi siamo stati perfetti, voglio veramente ringraziare i miei ragazzi, veramente sono stati bravissimi.